E si mangia la mozzarella di bufale, si beve il vino campano, doc, qui al Palavignola per il progetto della Golden Tulipolato 2.0. E la camera di commercio che porta in giro per tutta l'Italia le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. C'è uno stand proprio qui all'ingresso del Palavignola, ma soprattutto ci sono le emozioni vere della pallavolo vera, della full promozione della Serie A2. Golden Tulipolato 2.0, 2, Bartoncini, Gioiellerie Perugia 2. Siamo a tie break, ma la notizia è che la Volante è riuscita completamente a raddrizzare l'inizio di questo match che vedeva portarsi avanti Perugia per 2-7-0 e poi ha ingranato la marcia. La squadra di coach Bracci ha alzato la voce e ci ha regalato delle emozioni. Cari amici uniche, mi dispiace per voi che state vedendo soltanto la partita in TV, perché qui c'è la pelle d'oca. Grandissimo l'attacco di Vittoria Repice che regala il primo punto alla Golden Tulipolato 2.0. È proprio lei che si porta al servizio. Prima però l'avvento della nostra piccola asciugatrice che abbiamo visto spesso in questa gara, richiamata da Pascucci. Vittoria Repice al servizio con coach Bovari che carica le sue, ma anche coach Bracci insieme al manicomio accanito e ai tifosi rosso-blu giunti oggi a dare una mano alla Golden Tulipolato. E out! L'attacco di Giulia Pietrelli ed è il secondo punto della Golden Tulip. Ancora la rossa guerriera Vittoria Repice al servizio. Indirizzato alla numero 7. E ci pensa Laura Frigo, che vede lì che non c'è nessuno, parte del Taraflex. Orfana di giocatrici. 3-0 l'alto. Lo ricordiamo, con il tie break a 15 è un vantaggio già importante. Qualche difficoltà di difesa per Perugia con la free ball della numero 11. Una grandissima difesa di Vittoria Repice. Ancora è libero con l'attacco della 12. Pascussi e Matuscova che ci mette una pezza. Ancora Vittoria Repice con il muro d'Italia contro il numero 7. E muro contro muro. E ancora gol del Tulipolato 2.0. Qua non si passa. Qua c'è solo la Volato 2.0. Time out. Coach Bovari che evidentemente non è abituato a vedere la sua squadra in svantaggio, non è abituato a vedere la capolista soccombere sotto i colpi delle avversarie, ma oggi, ahimè, per lui sta succedendo. Le valutazioni ovviamente le faremo al termine della gara. Abbiamo tanto ancora da dire, da vivere qui al Palavignola. Coach Bracci carica le sue, lo facciamo anche noi a distanza, anche il manicomio accanito, anche i tifosi del Palavignola. Ormai c'è l'atmosfera, vi assicuro, veramente caldissima, le emozioni sono tantissime. Servizio golden ancora per Vittoria Repice. Indirizzato ancora alla numero 3 Bruno, l'attacco della solita 11 Smirnova. Peccato per questa difesa, Vittoria Repice ci arriva ma scivola e non riesce a tenere la sfera in gara. Rientra Marianna Maggipinto, il nostro libero, ma all'occorrenza veramente il jolly di questa squadra. 4-1 con Kotlar al servizio per Bartoncini Perugia. Sotto i cori del manicomio accanito, vediamo a chi toccherà questa difesa. A nessuno, perché out. La palla che danza sul nastro e va dritta verso l'arbitro in out. Al servizio la nostra palleggiatrice Ludovica Dalia. Buona difesa di Perugia che chiama ancora in causa la numero
11, ma Frigo Melli murano completamente questo attacco. 6-1, Golden Tulip Volato 2.0 Caserta. Quante emozioni, Ernesto? 6-1, un ottimo inizio di tie break, va? Rimaniamo ancora sobri. Sì, guarda, era da tantissimo tempo che non vedevamo una reazione del genere della Golden Tulip. Sarà stata l'avversario, la capolista, che ha spinto le nostre atlete a dare quel qualcosa in più. Sarà stata anche la batosta dei primi due set persi. Non sappiamo cosa sia stato, ma è una Golden Tulip completamente differente rispetto alle ultime 5 batoste di fila. E chiudo. Con il punto di Frigo siamo arrivati al più 5, con vantaggio già importantissimo in al tie break. Speriamo di allungare ancora di più e di chiuderla il prima possibile questa gara. Ed eccolo il muro di Matuskova, col quale si cambia campo. Siamo 8-2. Per la seconda parte di questo tie break, 8-2 per la Volalto. Al servizio Giulia Melli, le ragazze rosanero che chiamano a raccolta tutto il pubblico del Palamignolo. È bellissimo vedere anche le famiglie delle ragazze in piedi a sostenere questa grandiosa Golden Tulip. Peccato per questa difesa di Teresa Matuskova con la palla che praticamente si incastra tra testa e spalle e non rimbalza. Adesso Aguilardi corre verso la palettina, quasi non la prende perché è sbagliata, e prende quella del numero 13, Giulia Melli. C'è da difendere e lo fa molto bene Alessia Aguilardi, ma carica anche benissimo le sue compagne sia in campo che fuori. Al servizio ancora Perugia, sponde Elisa Cella con ottima difesa e la fast dalla Frigo, che è la specialità della casa. Subito sotto la cloche, fast dalla Frigo. Laura Frigo qui davanti a noi per il servizio, dove a Trevo l'alto. La ricezione della Casillo è Ludovica Taglia, che è leggermente in ritardo su questa palla. Bisogna tenere altissima la concentrazione adesso. Mancano ancora 6 punti da conquistare. Nulla ancora fatto, quindi bisogna restare veramente con la concentrazione alta per conquistare questo tie break e questa vittoria che la Volalto meriterebbe davvero tantissimo. Elisacella, ma è attenta Perugia, ancora Elisacella, ancora più attenta, e ci pensa Teresa Matuskova con un grandissimo pallonetto lì dove non c'è nessuno, e carichiamo anche noi a nostra volta le ragazze. Ed è proprio lei la numero 18, possiamo dirlo, tra le migliori in campo oggi alla Palavignola. Al servizio un po' di asciugatura e si va 10-4. Troppa potenza, la palla non va dall'altro lato del Taraflex. Servizio Perugia della numero 9 De Michelis, possibilità di attacco della Golden Tulip. Grande attenzione per la fase di ricezione. Bene, Elisacella l'alza, Ludovica Dalia per vittoria. Depice, che è bravissima in parallela, e viene anche toccata poi nel tentativo di tenerla in gioco dal numero 7 Giulia Coppla. Ed è 11-5. Volalto
possiamo dire che oggi stiamo scrivendo la storia dell'Aulatto 2.0, perché è una partita veramente incredibile, ci stiamo emozionando tantissimo. Al servizio Elisa Cella, il nostro capitano. Vai Elisa, la ricezione del libero, la numero 3 è Bruno. Misunderstanding con la sfera tra Maggi Pinto e Melli e si spegne lì. Hanno ufficialmente boicottato il nostro speaker. Non gli va più il microfono. Ma anche il mixer si è emozionato in queste fasi finali della partita. E dall'urlo del Palavignola avete capito che il punto è tutto di Ludovica Dalia. I sorrisi di Coach Bracci e di tutti i presenti al Palavignola. Di Fede, Rosadero, Di Fede, gol del Tulipo, l'alto 2.0 Caserta, al Palavignola non si passa, meno 3. Vittoria Lepice. Una! Ed è Eis! Grande vittoria! Vittoria! Time out! Il coach Bovarin. Lo sapete cari amici, noi siamo sempre sobri nelle nostre telecronache, oggi ci concediamo un po' più di colore anche perché il resto abbiamo notato che siamo gli unici telecronisti d'Italia sobri. Quindi nonostante pensavamo il contrario di essere abbastanza sopra le righe, invece siamo i più sobri. E salutiamo anche gli amici di Perugia che avranno probabilmente la registrazione della nostra telecronaca, quindi la vedranno anche lì. Ma ci fa piacere che vedano veramente ovunque le gesta dell'Aulatto 2.0. Sì, adesso anche perché all'inizio, non so se ti ricordi, provavamo ad essere anche imparziali. Poi abbiamo visto le varie partite durante il campionato, abbiamo capito che forse eravamo gli unici e quindi significa che, come faceva la Mediaset, i vari telecronisti fanno le telecronache da tifoso e quindi le facciamo anche noi. Giustamente provano anche ad ucciderci dopo questo che stavo dicendo, provano a boicottare, dopo aver boicottato il nostro speaker, provano anche a boicottare i responsabili dell'ufficio stampa, ma va bene così, l'importante è che si portano a casa la vittoria, che a questo punto pensiamo possa essere veramente dietro l'angolo, visto che siamo su questo servizio. Quanto manca il resto, quanto manca? Manca un solo punto alla vittoria. Un solo punto alla vittoria contro la capolista. Onestamente non pensavamo fosse così, potesse arrivare così questa gara, ma questa è una gara che dà le grandissime emozioni, dalle mille emozioni, che può essere veramente la gara che va a dare una scossa importante anche al campionato. Adesso salutiamo anche il nostro tifoso doc Tony Tammaro, che si è appena alzato in piedi, anche lui sta vivendo questa fase tribolata del tie break. Assolutamente sì, sempre presente alle partite della Golden Tulip. Matuskova non la chiude ancora. Due match point annullati da Perugia. Ma la pallavolo moderna ci ha insegnato che questo vantaggio poi alla fine ti porta alla vittoria. Noi lo diciamo senza alcun tipo di problema ed infatti arriva! Arriva con il primo tempo di Laura Frigo. Non sappiamo quanti punti abbia fatto Laura Frigo in questo quinto set, ma sicuramente tanti. Si è caricata la squadra sulle spalle, lei e Matuskova, e hanno veramente regalato due punti importantissimi contro la capolista della pull promozione. Questa è una vera e propria impresa, ma non perché Caserta avesse qualcosa in meno a Perugia, anzi, ma perché arrivavamo a questa partita con il morale basso dopo 5 partite perse e soprattutto con un gruppo che certamente non stava vivendo un momento migliore della stagione, ed invece
Ecco, arriva Perugia, arriva la capolista, arriva la squadra che all'andata ci ha battuto, ma soprattutto ci ha regalato momenti spiacevoli anche fuori dal campo. E questo è il calore del pubblico, il calore del manicomio accanito. Questo è il bello dello sport, questo è il bello della pallavolo, questo è quello che vogliamo vedere qui al Palavignola. Vi salutiamo così, con due punti importanti, soprattutto per il morale, non tanto per la classifica, perché mancano ancora tre partite alla fine del campionato e per i playoff serve veramente tanto. Ci arrivano anche le statistiche, abbiamo Frigo, 23 punti, 23, non avete sbagliato, 23 punti nei 5 set, punti che fa un opposto solitamente, l'opposto ne ha fatti 20, soltanto Bernir, lo nostro opposto, Matuskova 20 punti, 20 punti anche per Giuliamelli, 12 per Repice, 14 per Cella e 6 per Dalia, 27 invece dei punti di Smirnova. Ma adesso festeggiamo, Alessia, festeggiamo perché questa è la volata che vogliamo. Sì, Ernesto, questa è la volalto che vogliamo, siamo emozionatissimi, che queste le ragazze le viviamo veramente ogni giorno, le viviamo da tanti mesi, quindi conosciamo i loro pensieri, conosciamo ciò che è successo in questo momento, sicuramente in salita, dopo queste numerose sconfitte, conosciamo il loro carattere, sappiamo quanto ci tenevano tantissimo a proseguire con il sogno playoff, a conquistare questa vittoria, ma soprattutto grande coach, grande, e soprattutto a non far festeggiare qui Perugia, perché al Palavignola, cari amici, non si passa a festeggiare, deve essere solo la Volalto 2.0 Caserta. Ci rivediamo la prossima settimana, domenica prossima, anche perché sta arrivando il presidente col fare minaccioso, stiamo scherzando ovviamente, e vi lasciamo alla festa della Volalto 2.0. Grazie per averci seguito, cari amici delle prime.